Allora, abbiamo parlato di difficoltà di vario genere a far quadrare le varie situazioni familiari con figli, il perché tendenzialmente nel nostro paese ci sono difficoltà oggettive a ipotizzare una famiglia di un certo tipo e oltre al fatto che ci sono anche degli oneri economici sempre più pesanti, perché poi inutile, ne parlavamo fuori onda, anche un'imprenditrice ha dei rischi di impresa che deve affrontare, deve prevedere, ha dei dipendenti, poi se anche deve pensare a comprarsi un immobile, per quanto insieme con il partner e tutto, deve esporsi debitoriamente, eccetera, e i bambini sono comunque una componente, materializzandola al massimo, di costo, una voce di costo, ecco, non una voce di resa come era secoli fa, e questo limita le possibilità anche di realizzazione della famiglia, indubbiamente. Poi ci sono i bambini molto anziani, che sono come i bambini, però sono i propri genitori da una parte e dall'altra, e qui parliamo di welfare familiare esteso, molte volte purtroppo gioco forza, però i dati da varie analisi condotte a livello nazionale lo confermano, sono le donne che seguono i propri genitori, gli anziani o i genitori del partner, che si dedicano a questo pur essendo anche imprenditrici, per sì. Cui a scapito proprio del passaggio in un'età in cui potrebbero fare il salto di qualità, grandi investimenti per l'azienda, crescere, però se non ci sono grandi marginalità di guadagno devono dedicarsi personalmente, anche umanamente, affettivamente a questo. Questo è un altro aspetto che è abbastanza pesare, sviluppato poi in modo incidere. Particolare. Esatto, c'è la longevità, va benissimo, che siamo longevi, che i genitori siano longevi, che vivano 200 anni, però anche lì è una questione di servizi, è una questione culturale, cosa sta succedendo nel nostro paese? Prima, Elena, parlavamo di terziario, di percentuali di donne che scelgono il terziario. Beh, nel terziario c'è anche la sanità, c'è anche l'istruzione, c'è l'assistenza, sì. I servizi alla persona. E bisogna dire che le donne hanno nelle loro corde proprio questa dedizione ad occuparsi di, che sia occuparsi della famiglia, che sia occuparsi del lavoro, che sia farsi carico di tutta una serie di cose, insomma fa parte un po' della nostra natura. Quindi parlavamo anche di retaggio culturale, anche in questo senso mi sento di dire che è un pochino una dote che noi donne ci portiamo e che a volte può essere anche un boomerang, perché ci può anche penalizzare, proprio perché ci dedichiamo ai bambini ma ci dedichiamo anche ai nostri genitori. Da un punto di vista di welfare direi che l'Italia non trascura l'aspetto pensionistico, non trascura gli anziani, forse c'è un pochino, ci sono meno opportunità per quanto riguarda i giovani e le mamme di cui parlavo prima, però ecco, i genitori sono una componente fondamentale. Sappiamo tra l'altro che il nostro paese è un paese che, insomma, proprio per il problema della natalità fa delle persone che hanno dei nostri genitori, ma anche dei nostri nonni, una componente fondamentale, quindi assolutamente dobbiamo trovare tutti gli strumenti necessari per prendercene cura, e spesso questo effettivamente grava su di noi anche da un punto di vista economico e finanziario. Mettendo sul punto di vista vostro, cioè che siete comunque titolari d'azienda, no? Titolari sì. Di impresa, forse avete anche, anzi senza dubbio avete un potere interlocutorio anche più forte, una voce più autorevole e più possibilità di interagire, di muovere le carte nei giochi, no? Che non le classiche dipendenti, magari le vostre collaboratrici che così non possono fare. Che cosa riuscite a fare da questo versante? Parliamo appunto di persone di welfare familiare, quindi di aiuto anche alle persone più anziane, di famiglie che comunque si articolano nel tempo e hanno bisogno di uno supporto. Avete una possibilità di maggiore? Diciamo che ci sono delle opportunità, perché per questa categoria di persone molto spesso ci sono anche degli sgravi quando si va incontro all'assunzione, per esempio, quindi anche per donne che hanno al di sopra dei 50 anni o magari sono le cosiddette categorie protette, questo in generale non riguarda soltanto le donne, insomma ci sono sempre delle attenzioni, e c'è anche da dire che queste persone veramente sono un valore aggiunto per le aziende, perché
dicevamo prima, la donna all'interno dell'azienda non ha soltanto un compito manageriale, ma anche una sensibilità e un tatto diversi che le rendono più, più vicina alla transizione verde, più vicina appunto all'attenzione ai propri collaboratori, perché quando si parla di welfare aziendale poi si parla anche di benefit per i propri collaboratori, ed è dimostrato che sono le imprese femminili ad avere più attenzione anche quando le risorse sono magari meno importanti, perché l'azienda è micro, perché l'azienda è piccolina, per i propri collaboratori, nell'ottica che se i propri collaboratori stanno bene e le loro famiglie stanno bene, anche l'impresa, che a sua volta una famiglia, sta bene. Questo è un aspetto importante. Noi abbiamo affrontato la questione dell'occupazione, un altro messaggio. Allora, fa male vedere che ancora in certi stati islamici come Iran, Afghanistan, il ruolo delle donne sul lavoro è inesistente e il mondo osserva. Dovremmo estromettere questi stati da qualsiasi attività associativa e ludica come Olimpiadi e Mondiali di calcio. Vedrete poi come cambiano le cose. Cosa ne pensa? Penso che la nostra telespettatrice ha ragione, che ci sono delle disparità molto forti a seconda dei paesi, insomma, oggetto di analisi e di discussione, che probabilmente, se prima parlavamo di 130 anni e più per raggiungere la parità, insomma, nei paesi che in qualche modo soffrono meno di queste situazioni, non oso pensare quanto tempo servirà per questi paesi. Però sono donne molto, molto in gamba, molto preparate, coloro che hanno delle opportunità e riescono in qualche modo a far sentire la loro voce, o le sentiamo anche noi perché integrate nella nostra società, veramente danno un grandissimo valore aggiunto. Io mi auguro che prima o poi, insomma, queste disparità, è impossibile pensare che spariscano, ma veramente si percepisca la donna come, prima di tutto, come un essere umano che quindi va trattato come tale, con rispetto, come colei che assieme al compagno contribuisce alla crescita economica di un paese, ma anche alla crescita sociale, che ovviamente con la propria sensibilità poi trasmette i propri valori in ambito imprenditoriale, così come fa in ambito familiare, e che ci sia veramente uno scambio tra uomini e donne, perché prima parlavo di management misto, ma è un dato di fatto che tutte le situazioni in cui c'è un contesto di parità e di rispetto sono situazioni di eccellenza, di situazioni di successo, sia in ambito familiare che in ambito aziendale. Assolutamente. Abbiamo iniziato con il discorso occupazionale. Nel settore del terziario mancano figure professionali, a prescindere da che siano uomini o donne, quindi c'è bisogno di persone. C'è bisogno in questo momento storico di persone in tutti i settori. Non parliamo della ristorazione, che insomma lo sentiamo ogni volta che accendiamo la televisione, ahimè, manca personale qualificato. Prima, parlando dell'indagine fatta dal terziario, si diceva 7 donne su 10 scelgono il terziario, ma scelgono anche un'occupazione di qualità. E quando si parla di occupazione di qualità si fa riferimento anche a questo, quindi non tutti i lavori perché tutto va bene e senza che ci sia un riconoscimento delle competenze sia da un punto di vista di istruzione, ma anche proprio di capacità. Certo. Quindi un'occupazione che tenga conto proprio dell'apporto che la donna, ma poi anche l'uomo, parlando di occupazione in senso lato, insomma, può offrire. Quindi etica, trasparenza, ma soprattutto valorizzazione delle risorse, perché poi, insomma, le risorse sul mercato non mancano e devono assolutamente essere valorizzate per creare poi un circuito che funziona per tutti. Assolutamente. Una sfida che in questo momento per lei è importante, un obiettivo da raggiungere, un qualcosa, anche come professionista, non necessariamente legato al ruolo che sta rivestendo, però che fa sì, che fa capire l'impegno che ci sta mettendo, perché lei tra l'altro dirige una scuola di lingue. Una sfida personale forse può essere quella di riporre nei nostri figli
la giusta attenzione e i giusti valori, dare loro i giusti valori, perché mi rendo conto che proprio perché noi donne siamo molto impegnate, facciamo mille cose contemporaneamente, compreso fare le mamme, ahimè, a volte può anche scappare qualcosa, però personalmente ritengo che i figli siano di chi li educa, di chi li cresce, e quindi è importante che i genitori siano presenti e trasmettano questi valori. Noto che nel passaggio generazionale i nostri figli sono diversi da come eravamo noi, lo noteranno i nonni nei nostri confronti, però quello che forse, a cui forse noi stiamo assistendo è veramente un cambio ancora più importante. Ritengo che vada ben gestito come tutti i cambiamenti, per cui quando si dice che non è una crisi ma è un'opportunità è corretto. Ecco, credo che sia giusto e sia importante in questo momento dare attenzione ai giovani, valorizzarli, ma anche ricordare loro che le cose vanno guadagnate con fatica, con dedizione, con rispetto, nei tempi giusti, e comunque insomma che possano sempre contare sulla figura dei genitori, qualunque forma essa abbia. Perfetto. Elena Morello, grazie. Grazie a voi. Perché con noi di questa chiacchierata insieme abbiamo affrontato tante questioni veramente che sono comunque importanti. È bene sempre parlarne, non solo quando ci sono le ricorrenze, le evenienze, eccetera. Buon lavoro, perché ne ha abbastanza da fare. Grazie, ce n'è bisogno. Grazie a voi, cari telespettatori. Noi ci rivediamo naturalmente domani.